Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefania e oggi voglio condividere con tutti voi come realizzo la mia crostata perfetta. Per realizzare la crostata io uso la solita ricetta che mi avete visto preparare più di una volta. Vi lascio le versioni precedenti su nelle schede informative. Ci vorranno 300 g di farina, 100 g di zucchero di canna, 150 g di burro del lattosato, un uovo intero e un tuorlo, mezza bustina di lievito per dolci, confettura di lamponi quanto basta, ma ovviamente potete farcirla a piacere anche con della cioccolata spalmabile. Il procedimento è semplicissimo. Verso sul piano di lavoro la farina, creo con le dita un buco al centro, cospargo lo zucchero tutto attorno. Faccio lo stesso con il lievito e al centro metto le uova. Aggiungo infine il burro del lattosato freddo da frigo. Inizio ad impastare partendo dal centro, rompendo le uova con le dita. E sempre con i polpastrelli aggiungo pian piano parte degli ingredienti al mio composto, che ovviamente risulterà abbastanza sabbioso, ma non è un problema, perché continuando ad impastare con il calore delle mani il burro si scioglierà e si riuscirà ad ottenere un bel panetto compatto. Come sempre avvolgo il tutto nella pellicola trasparente e lascio che riposi in frigo per almeno 30 minuti. Con queste dosi riesco a foderare uno stampo rettangolare da 20 cm oppure, come in questo caso, uno stampo tondo da 23. Trascorso il tempo di riposo, divido la frolla e la stendo col mattarello tra due fogli di carta forno, sempre cosparsa di farina. La dispongo sullo stampo e la rifinisco. Per realizzare la crosta perfetta ho utilizzato la griglia tagliapasta della Decora, che mi ha permesso di avere questa trama che io adoro. E poi con i pezzi di frolla più piccoli, quelli che sono caduti, ho decorato tutta la circonferenza della crostata. Cospargo quindi con la farina la griglia, metto sulla stessa di pasta e passo con il mattarello in modo da tagliarla e lascio che riposi in freezer per 10 minuti. Boccherello la mia base, la riempio con la confettura che ho scelto e trascorsi 10 minuti trasferisco la griglia sulla crostata. E siccome la perfezione non esiste, ho usato i rombi caduti per rimediare nelle zone dove la frolla mi si è rotta, perché alle volte capita.
ora in forno per 25 minuti in forno già caldo a 170 gradi circa e ovviamente ognuno si regoli con i tempi e i gradi di cottura del proprio forno. Io sono super contenta, sono soddisfattissima del risultato ottenuto con la griglietta della pasta della Decora. Ora che ho capito come funziona, non penso che realizzerò le crostate con il vecchio metodo. Ora saranno tutte con la nuova griglia. Il mio video termina qui. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace al video, continuate a seguirmi sui canali social, vi lascio il link giù nell'info box come al solito e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao ciao, alla prossima!